Secondo un recente studio dell'Università di Milano Bicocca, effettuato proprio nell'estate scorsa del 2018, c'è parecchia microplastica sui nostri ghiacciai. In particolar modo questo studio si è focalizzato sui forni del Parco Nazionale dello Stelvio, quindi appunto siamo in Trentino Alto Adige, in questo grande ghiacciaio a confine proprio con la Lombardia, e appunto dicevo c'è parecchia microplastica presente. Valori simili o superiori si trovano solamente lungo le coste o comunque sulle località di mare. Possiamo vedere a tutto schermo ovviamente questo bellissimo ghiacciaio. Secondo questo studio, appunto, le microplastiche sono presenti, non si tratta ovviamente di frammentazioni di bicchieri o di bottiglie come si può immaginare, ma sono piccole particelle prevalentemente di poliestere, polietilene da 1 mm fino a qualche micron, e appunto possono derivare da fonti come la cosmetica, l'abbigliamento o da processi industriali. Quello che colpisce appunto è che ce n'è parecchia, non solo dovuto probabilmente all'usura di abbigliamento, attrezzature degli alpinisti, ma probabilmente anche perché l'aria, dovuto all'inquinamento industriale, trasporta queste microplastiche verso l'alta quota, verso le nostre montagne. Ma ulteriori approfondimenti li potete trovare, come sempre, sul nostro sito web alla pagina Clima Ambiente.